Sull'Etna diciamo che le condizioni sono state un po' generali con questo andamento siccitoso, però grazie alla condizione pedoclimatica e alle altitudini diciamo che è stata decisamente mitigata l'azione della siccità e quindi un po' tutta l'Etna ha risentito piacevolmente un po' di questa situazione. E dicevo, le condizioni sono state un po' favorevoli su tutta l'Etna e la cosa interessante è che quest'anno avremo sicuramente un'annata 5 stelle dal punto di vista qualitativo, con le, sicuramente le relative differenze di esposizione sul lato sud-est, est o nord, dove chiaramente è una zona altamente vocata ai vini rossi, che hanno una bellissima caratteristica di potenza, di struttura e anche di eleganza, mentre sul versante est troveremo diciamo dei grandi bianchi, grandissimi bianchi, fra cui l'Etna Bianco Superiore. E poi sul versante sud-est, anche qua caratteristiche completamente diverse sui rossi e anche sui bianchi e rosati. E la cosa che io auspico è sempre quella di come dire, assaggiare le varie espressioni di Nerello Mascalese che si trovano sull'Etna, perché l'Etna non è unica, cioè io ho assaggiato un vino dell'azienda X, io ho assaggiato l'Etna, non è così. Assaggiare le tre espressioni è importante per avere un'idea di massima di quello che sono le potenzialità del Nerello Mascalese ma anche del Carricante. Titolare dell'azienda Eudes a Montegorna, un cornetto vulcanico alle pendici dell'Etna, sul versante sud-est dell'Etna. Lei ovviamente è Laura, mia moglie, e le mie bambine Alice e Greta. Siamo una piccola realtà, nata, mio padre acquista questa proprietà circa 8 ettari alla fine degli anni 70. E dopo la laurea in scienze politiche, sia mia che di mia moglie, abbiamo deciso appunto di trasformare appunto questo amore in realtà, diciamo, dando vita appunto a questa azienda. Oggi produciamo 3 Etna bianchi e un Etna rosso di punta. Siamo
partiti da circa 3.000 bottiglie, oggi siamo arrivati quasi a 10-15.000 bottiglie. Il nostro sogno è arrivare a una produzione vitata di quasi 4 ettari e mezzo, 5 ettari, per arrivare a un totale di 30.000 bottiglie. Un'azienda piccola che ha fatto della sua punta di diamante la qualità. Sempre punteremo appunto sulla qualità, abbiamo sempre puntato sulla qualità. Siamo accompagnati dal punto di vista enologico da quello che io reputo il mio angelo custode, che è Angelo di Grazia, che riesce appunto a coadiuvarci in maniera direi quasi spettacolare. Il sogno mio appunto è quello di far sì che appunto quello che noi stiamo costruendo, Alice e Greta, riescano appunto a portarlo avanti. Io cerco di trasferire l'amore, la passione, perché è quello che ci contraddistingue. E questo siamo noi. Siamo a Passo Pisciaro, sul versante nord dell'Etna, e io sono Giusy Calcagno, la quinta generazione di una lunga storia etnea. Qui in particolare ci troviamo in Contrada Arcuria, che è una delle più piccole contrade che esistono sul versante nord. Questi vigneti producono vino da 5 generazioni, dalla fine del 1800. Questa è un po' la nostra filosofia aziendale, il vino come narrazione di temporalità, come spazio umano in cui non c'è distinzione tra l'uomo e la sua opera, vino come paesaggio che definisce un luogo dentro noi stessi, come sapore che nasce dai ricordi e che si volge all'altro col desiderio di tramandare e custodire la memoria di un territorio. Mi chiamo Antonio e oggi siamo qui nella mia azienda, che sostanzialmente ho ricavato nel terreno di famiglia. Abbiamo un vigneto di 2 ettari che è stato comprato dal mio bisnonno nel 1936.
E poi la tradizione è continuata con mio nonno, mio padre, e adesso sono io ad aver preso il vigneto e ad averlo trasformato in un'azienda. Abbiamo iniziato a imbottigliare il vino prodotto dal nostro vigneto, prima con il rosso, Kefas, che significa pietro, ed è il nome del mio bisnonno che ha comprato il terreno. E l'anno scorso abbiamo introdotto il rosato, il Dusis. Dusis significa tramonto. Sto cercando di raccontare tramite le etichette quello che è il territorio. Il Kefas è un'etichetta che è dedicata all'elemento terreno e il Dusis invece all'elemento celeste. Quest'anno nascerà pure il bianco, che invece sarà poi dedicato all'elemento umano. Sono i tre elementi che secondo me stanno dietro il vino. La natura, quindi il suolo, la terra, il cielo e l'uomo. Non è semplicissimo coltivare un terreno sull'Etna, perché come avete avuto modo di vedere sul campo sono terreni spesso con uno scheletro molto importante, quindi le lavorazioni sono molto faticose, le rese sono molto basse, ma questo viene compensato da un'altissima qualità del prodotto. Abbiamo però tutto ciò viene compensato da un terroir che probabilmente è unico nel mondo.